importanti benefici fiscali al condominio e ai condomini per interventi di natura edilizia e di risparmio energetico. La sicurezza nel condominio è fondamentale. Bisogna saper scegliere con cura la ditta che esegue i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al condominio. È sempre più importante curare la bellezza della casa per poterla vendere al meglio. Bisogna stare molto attenti nella scelta di un amministratore. Cercheremo di aiutarvi a capire come sopravvivere nella giungla del condominio. Buonasera, benvenuti ad Obiettivo Condominio. Come tutte le settimane vi aiuteremo a capire come sopravvivere nella giungla del condominio. Siamo in onda tutte le domeniche su Rete 7, che è il canale 12, alle ore 21.30 e in replica su Rete 7 e Sky 825 sia il mercoledì a mezzanotte che il sabato alle 22.30. Questa sera parleremo di impianti elettrici, citofoni e antenne e vedremo anche tutta la parte relativa alla sicurezza degli impianti elettrici in condominio. Se volete farci delle domande o proporci degli argomenti per le prossime puntate, potete farlo scrivendo obiettivo condominio @libero.it. Ringrazio Cronaca Qui per l'annuncio che emette su Cronaca Qui il venerdì, tutte le settimane, sulla serata di Rete 7, che è la serata che dedica Rete 7 alla casa, la domenica alle 20.30 a casa a tutti i costi, alle 21.30 appunto la nostra trasmissione Obiettivo Condominio. Ringrazio anche Cronaca Qui perché tutti i mercoledì mi pubblica la rubrica Obiettivo Condominio sull'inserto Casa Qui, un luogo in cui andiamo ad approfondire le tematiche che abbiamo discusso in trasmissione. Di tutto ciò dove passa energia, diciamo, nel condominio, ne parliamo questa sera con Umberto Pellegrini di Pellegrini Antenne, quindi il nostro antennista, Marco Polasti, elettricista. Buonasera. L'ingegner Marco Cotto, che è tornato a trovarci questa sera, ci farà vedere la complessità anche degli schemi elettrici e di tutte quelle che sono le documentazioni obbligatorie sugli impianti elettrici. Perfetto. E l'ingegnere Andrea Brossa della ABB, che ci parlerà, facendoci anche vedere degli esempi, di videocitofoni. Grazie, buonasera. Allora, partiamo subito con l'ingegner Cotto per inquadrare l'argomento di cui parliamo questa sera. Ecco, queste verifiche relative all'impianto elettrico condominiale, da dove nascono, sono obbligatorie e in cosa consistono? Sì, diciamo che inizialmente dovremmo fare un distinguo tra quelli che sono gli aspetti relativi alla manutenzione dell'impianto elettrico piuttosto che gli aspetti relativi alle verifiche obbligo di legge. Diciamo che l'impianto elettrico, come qualsiasi tipologia di impianto, necessariamente necessita di manutenzione, oltre che al fatto che dovrà essere ben progettato, ben realizzato, ma dovrà essere, oltre che ben condotto, anche ben mantenuto. Per cui spetta al proprietario dell'impianto, a chi ne ha la conduzione dell'impianto, preoccuparsi della manutenzione. Cosa diversa invece sono gli aspetti relativi alle verifiche obbligo di legge, per cui le parti comuni del condominio, che possiamo annoverare a luoghi di lavoro a tutti gli effetti, ai sensi del DPR 462 del 2001, spetta in questo caso a chi svolge la funzione di datore di lavoro, per cui all'amministratore, preoccuparsi appunto delle verifiche obbligatorie dell'impianto di messa a terra e del buon funzionamento delle protezioni differenziali. Ecco, quando vanno fatte questo, ogni quanto? La periodicità è definita per legge, anch'essa, per cui il DPR prescrive una periodicità quinquennale, generale, perché ogni 5 anni l'impianto di messa a terra e il coordinamento con le protezioni differenziali devono essere verificati. Da chi devono essere verificati? O dall'ente pubblico, per cui ASL territoriale di competenza, oppure dall'organismo privato abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico, per cui l'ex Ministero del Lavoro, tanto per capirci. Per cui deve essere un soggetto terzo, per cui non è il manutentore, non è l'elettricista, ma è un soggetto terzo che si preoccuperà di questo tipo di attività. Che va a controllare e fa delle prescrizioni, poi o dice solo se va bene o va male. Ecco, qui anche qui bisogna fare un distinguo, l'ente pubblico che svolge anche funzione di organo di polizia giudiziaria, di fatto è l'unico che può dare delle prescrizioni.
l'organismo privato, per cui il verificatore dell'organismo privato fa di fatto il notaio, no? Per cui a seguito di quello che è lo stato di fatto dell'impianto darà positivo o negativo sul verbale in funzione appunto dello stato dell'impianto. Dell'impianto. Per cui la periodicità, dicevo, è quinquennale, può essere biennale in casi particolari per quel che riguarda il condominio, ad esempio quando vi è un rischio incendio rilevante, per cui magari vi è l'altezza di gronda superiore ai 24 metri, per cui l'altezza antincendio, piuttosto che la potenza termica della caldaia al di sopra dei 116 kW termici, oppure se è presente un autorimessa soggetta a certificato di prevenzione incendi, allora in quel caso la periodicità diventa biennale. Bene, poi andremo anche a vedere questi documenti, così certo. Ce li spieghi come fai certo. Sempre con tutti i documenti, perché molte volte in assemblea i condomini dicono sì sì, ma qua ci sono una serie di addebiti, no? Però noi non sappiamo neanche come sono fatti. Allora l'amministratore normalmente qualcosa si porta dietro, però non ha magari le capacità di spiegare certo, tutto, sì, sì. E allora noi, la nostra trasmissione ha proprio lo scopo di far capire anche le parti tecniche a tutti. Passiamo alla A, B. B, abbiamo l'ingegnere Andrea Brossa con noi. Voi installate videocitofoni. La prima domanda che ti faccio prima di partire con, che da quello che ho capito l'unica cosa non fa è il caffè, poi dopodiché ci puoi fare tutto con i vostri videocitofoni, però la prima domanda che ci fa un condomino in assemblea quando proponiamo di passare da un vecchio impianto al videocitofono è: ma chissà, dovremmo rompere tutto, come facciamo? Certo, sì, diciamo che la fortuna che ormai le apparecchiature si sono evolute. Di conseguenza, se prima c'era l'obbligo di utilizzare più cavi, oggi con i semplici due fili si possono tranquillamente fare impianti videocitofonici. Quindi nella maggior parte dei casi si può recuperare il cavo esistente. Chiaro che io sono anni che faccio questa professione, soprattutto specializzato nella videocitofonia, conviene sempre cambiarlo, il cavo. Perlomeno, dato che parliamo di due fili, io dico sempre una dorsale di un condominio, diciamo così, è abbastanza ampia e quindi secondo me è possibile scalzare i vecchi cavi e portare eventualmente un semplice doppino. Ma comunque sia possiamo utilizzare i passaggi certo. Precedenti, quindi in realtà non si va a rompere nulla. Assolutamente nulla, anzi i cavi che entrano all'interno dell'appartamento sì. Rimarrebbero gli stessi magari di una casa degli anni 60, quindi l'unica cosa che bisogna sostituire è esclusivamente la dorsale. Se, ripeto, diciamo, è diciamo obbligatorio, ma secondo me si può anche provare a utilizzare i cavi già esistenti, quindi non è obbligatorio sostituire. Si quindi può provare. Potete fare un sopralluogo certo, in cui andate certo. A vedere se possono andare bene. Perché? A B&B perché consiglia di installare un videocitofono? Diciamo che a B&B fondamentalmente, allora sostanzialmente si può dire questo, che fino, diciamo così, negli edifici degli anni 60 fino agli anni, diciamo così, 90, diciamo così, tutte le installazioni erano citofoniche. Sì. Quindi l'unica peculiarità era quella di rispondere a una chiamata, ma ahimè nella maggior parte dei casi non si riusciva a vedere o non si riesce a vedere sì. Chi è, diciamo, l'interlocutore. Chiaramente negli ultimi 25 anni è nata e cresciuta l'esigenza di più sicurezza e quindi, diciamo, prima di aprire la porta si voleva, diciamo così, poter vedere chiaramente chi fosse l'interlocutore. Quindi negli ultimi 25 anni negli edifici sono state inserite, diciamo così, gli impianti videocitofonici. Perché ABB? Perché diciamo, in questo momento diciamo, l'ABB presenta un prodotto molto evoluto, diciamo così, nel campo diciamo, della videocitofonia. Ecco, anche perché poi leggendo le vostre specifiche, ogni tanto anche io che insomma ci bazzico abbastanza nella materia condominiale ho sgranato gli occhi, perché normalmente gli impianti di videocitofono hanno la funzione che uno suona, si accende il videocitofono, la gente guarda la telecamera certo. Che ha nella postazione in casa e poi parla o apre o non fa niente. Certo. In realtà c'è stato un progresso enorme da questa, certo. Da questa. Allora cominciamo a vedere un pochettino quali sono le caratteristiche. Diciamo che alcuni esempi che secondo me sono fondamentali sono, sicuramente le nostre pulsantiere sono pulsantiere antivandalo, sono blindate, cioè sono in materiale ferroso, quindi chiaramente la piastra in acciaio, la scatola da incasso in questo caso in metallo.
Questo per evitare che possa essere estratta. Antivandalo, perché se li prendono. Certo, perché è capitato in tante occasioni dove la pulsantiera chiaramente è stata smontata. Invece in questo caso è praticamente impossibile, bisogna giustamente avere quasi dei, diciamo così, degli strumenti tali per poterle estrarre. Quindi quella secondo me è una delle peculiarità. Siamo arrivati che una caratteristica importante è la pulsantiera blindata. Questo certo, però è certo, anche è un po' lo specchio dei tempi. Che, okay. Dopodiché si è voluta anche la telecamera, certo, non più quella telecamera. Certo. Non più che quella prendeva, telecamera. Certo, che diciamo faceva sì che si potesse vedere la persona solo di fronte. Solo di fronte. Oggi chiaramente vuoi per tante situazioni tra rapine, furti, tutto quello che capita, chiaramente che conosciamo sì, diciamo oggi. Le nostre telecamere sono grandangolari e quindi allargano 175 gradi, cioè sono degli spioncini. Gli spioncini, diciamo, come si hanno in casa, c'è la possibilità di vedere oltre alla persona anche quello che, diciamo, c'è sul fianco, quindi le persone che sono sul fianco della pulsantiera. Aumentando ovviamente l'ampiezza, la sicurezza. Certo, e aumentando chiaramente la sicurezza. Sì, anche perché è già successo diverse volte, abbiamo letto sui giornali, di belle ragazze giovani e innocue che suonano, certo, e poi hanno subito di fianco l'omaccione che certo, poi entra. Invece in questo caso certo, se uno poi si nasconde dietro l'angolo non c'è niente da fare, proprio certo, dire, certo, si va a garantire maggiore sicurezza. Dopodiché per aumentare la sicurezza, e questa è veramente una novità, si possono aggiungere telecamere. Sì, la cosa diciamo importante e interessante è che alla pulsantiera io posso aggiungere telecamere supplementari che mi danno la possibilità non solo di vedere quello che, diciamo così, la persona che mi chiama dal posto esterno, ma mi permettono eventualmente di vedere anche movimenti all'interno dell'androne, perché io posso andare a installare delle telecamere nell'androne e di conseguenza dal monitor interrogare, quindi dal mio videocitofono interrogare sia al posto esterno, cioè la pulsantiera sì, principale, ma posso andare a vedere in sequenza le varie telecamere che ho all'interno del condominio. Fantastico, quindi seguendo la persona, certo, cercando certo, anche di capire finché non ti arriva poi davanti a casa e quindi certo, sai che cosa ti aspetta. Infatti, anche perché purtroppo anche in questo caso abbiamo avuto certo, tanti casi di furti con, diciamo, con truffa di persone, magari osservarli un po' di più uno si accorge che non sono veramente carabinieri, eccetera, certo, perché invece quando ti arrivano lì, soprattutto gli anziani, non in quei 2 o 3 secondi riescono a entrare ingannando, invece qui tu uno potrebbe osservare tutte le scene, e questo certo, sicuramente è importante. Torniamo poi sulle altre caratteristiche, il prossimo giro di domande, proseguiamo con la parte elettrica. Allora, Ingegner Cotto ha parlato dell'impianto di terra, no? Sì. Ecco, allora cominciamo a capire che cos'è l'impianto di terra nel condominio, proprio spiegando che cos'è, come è fatto, e che cosa serve, e poi andiamo anche a fare un accenno per capire fin dove arriva la parte condominiale dell'impianto di terra. L'impianto di terra va realizzato chiaramente in cantina, quindi con l'infissione di puntazze all'interno del terreno che vengono collegate tra di loro con delle corde di rame nude che vengono. Quindi alla fine è un pezzo di ferro terra, che viene inserito nel terreno. Un pezzo di ferro che viene inserito nel terreno, certo. Il tutto viene poi legato ad una barra equipotenziale che si vede nonostante tutto sempre nel vano cantina, sì, dove vengono fatti i collegamenti equipotenziali all'impianto dell'acqua, all'impianto del gas inteso come tubo di non di conduzione del gas, ma la camicia di ferro che c'è, e poi in qualsiasi caso viene collegato ai ferri del CLS, quindi del calcestruzzo. Quindi in questo caso noi abbiamo poi un impianto di terra che, se dovesse succedere qualcosa, scarica in buona sostanza. Scarica a terra, chiaramente. Scarica a terra. Abbiamo chiaramente i nostri utenti che sono i condomini e non solo, anche le parti, diciamo così, attive che possono essere che ne so, l'autoclave piuttosto che l'ascensore o il centralino dell'antenna, per esempio, che va collegato a massa. Chiaramente deve partire una colonna montante che sale sulla scala e va a finire su tutti i piani e va derivata nei vari alloggi. Sì. Chiaramente va distribuita poi alle prese, ai lampadari, a tutti esatto, quelli che sono gli utilizzatori delle parti, diciamo, comuni e dell'alloggio. Però quando si parla di impianto di terra condominiale, sì,
Tu vai a fare un bel preventivo per farlo o rinnovarlo, eccetera, sì, eccetera, e ovviamente glielo dai per le parti comuni, cioè tu arrivi fino all'alloggio. Fino alla, alla porta d'ingresso. Quindi della questa è la prima precisazione da fare, che l'amministratore e quindi il condominio deve preoccuparsi di mantenere, poi ci sono le verifiche quinquennali, però intanto ci deve essere, poi dopo verifichiamo se è a posto, per tutti gli impianti che siano allacciati, tutti gli impianti comuni certo, e che arrivino negli alloggi. Certo. Perché il falso convincimento di molti condomini è quello che poi se la terra del condominio è a posto anche la terra che ho in casa mia. No, assolutissimamente. Perché no. Perché non è così? Perché comunque, voglio dire, i nostri utilizzatori, facciamo l'esempio della lavatrice, no? Sì. La lavatrice va collegata a terra e cosa serve? La terra serve a far sì che se c'è una minima dispersione sulla lavatrice scatti il differenziale in maniera da poter evitare che la signora Maria vada a toccare la lavatrice, prenda lei corrente e faccia scattare il salvavita, ecco, quindi creando un rischio. Quindi la terra ci serve a ed eliminare, diciamo, questi contatti che possono essere gravosi. Gravosi. Quindi, per chi, quando si va a comprare un alloggio, magari in una casa non recente, perché le case recenti ovviamente sono già nate, come dire, a posto, no? Cioè dovrebbero essere tutte a posto, eccetera. Però in una casa magari un po' di qualche decina d'anni fa, uno rifà l'impianto interno, sì, deve anche verificare, oltre che ha messo a posto la terra all'interno, deve verificare che quando collega alla parte condominiale si ha posto anche che anche la parte condominiale abbia una dispersione, esatto, se no il fatto di fare la terra nel proprio alloggio poi non vale niente, non vale niente. Se non c'è un collegamento nelle parti comuni non serve, non serve. Quindi noi di quindi, solito lo facciamo anche con delle strumentazioni, ecco, adeguate, controllate, controlliamo che la resistenza di terra sia sufficientemente valida a far scattare il nostro differenziale in caso di dispersione. Ecco, hai parlato di differenziale, a volte si parla di differenziale, a volte si parla di salvavita. In realtà è la stessa cosa, in buona sostanza. Cosa. Che cos'è, perché assolutamente deve esserci in ogni abitazione? In ogni abitazione ci deve essere per la propria salvaguardia, ma anche per la salvaguardia delle altre persone che stanno nel condominio. Perché se noi non abbiamo il nostro differenziale a casa e abbiamo una dispersione, sempre magari sulla nostra lavatrice piuttosto che su un lampadario, che non è tale da far scattare l'interruttore magnetotermico, quindi sì, abbiamo un magnetotermico, non abbiamo un salvavita. Se questo non scatta, noi mettiamo della corrente nostra, che oltretutto andiamo a pagare, sì, nella rete di terra. Rete e la rete di terra chiaramente ci è collegato tutto il condominio nelle parti comuni, ma anche tutti gli altri condomini. Quindi sì, mettiamo delle volte anche in pericolosità questa cosa, sì, perché finché c'è l'impianto di terra che disperde non abbiamo problemi, ma se poi questo un domani dovesse per disgrazia staccarsi, ossidarsi e avere dei problemi, noi creiamo un disguido a tutti, a tutto il condominio proprio. Ecco, mi raccontava un amico amministratore, una volta gli è capitato addirittura che un condomino facendo la doccia ha toccato un tubo, sì, e sentiva un po' di un corrente, po' di scossetta. Ecco, è uno di questi casi. È uno di questi casi sicuramente, perché c'è qualcuno che non ha il differenziale, ormai il differenziale o salvavita che sia, va messo in tutti gli alloggi, ecco, e poi nelle parti comuni dei condomini chiaramente. Ecco. Quindi chi, lo dico perché mi è capitato recentemente di entrare in un alloggio e vedere quegli vecchi aggeggi neri con il tasto rosso e il tasto nero, quelli cos'erano? I vecchi magnetotermici. I vecchissimi. Vecchissimi magnetotermici che scattavano solo ed esclusivamente se c'era un cortocircuito. Dopo che sei morto. Due sì, fili cioè che si toccavano, esatto, niente di più. Assolutamente, se uno si dovesse vedere in un appartamento cosa del genere, deve chiamare l'elettricista, perché senz'altro, oggi non è più assolutamente non è più ammissibile. Umberto Pellegrini, le antenne magari un po' meno pericolose sotto il profilo dell'utilizzo, no? Senza dubbio. Ma il pericolo sta invece ovviamente nel fatto che le antenne vanno messe sui tetti, sul tetto, e quindi che si va ad accedere in una zona che è a rischio caduta dall'alto, e quindi chi si occupa di questo deve essere adeguatamente formato, adeguatamente attrezzato con tutti i dispositivi di protezione, perché ci si può fare male. Ovviamente poi
in questo settore da qualche anno, dal 2009, dallo switch off del digitale terrestre, l'offerta televisiva è aumentata a dismisura, o comunque avendo delle possibilità molto elevate, aumentando il numero dei canali, dei servizi che vengono proposti all'utenza. Adesso, proprio di qualche anno, è la problematica legata a quello che si chiama LTE. L'LTE è la nuova tecnologia della rete cellulare 4G che occupa delle frequenze che prima erano televisive e che invece poi il Ministero ha concesso agli operatori telefonici. Questa cosa è una cosa che va ad inficiare sul funzionamento vero e proprio dei dispositivi, degli impianti televisivi, singoli, centralizzati che siano, perché la maggior parte dei dispositivi esistenti tratta queste frequenze come se fossero frequenze televisive, in realtà non lo sono e possono avere dei segnali così forti che vanno a coprire completamente il segnale utile da utilizzare. Quindi è necessario proteggere gli impianti da questi segnali con degli appositi filtri a cavitazione che distruggono questo segnale interferente, lasciando in funzione quello utile invece televisivo. Per molti nostri telespettatori magari non è molto chiaro questa faccenda, perché dicono: ma com'è che i cellulari vanno a coprire la televisione? In realtà è solo una questione di frequenza. È una questione di frequenza, cioè parte della banda televisiva adesso è stata concessa appunto agli operatori telefonici, e siccome i ponti telefonici si trovano molto spesso proprio sui tetti delle abitazioni, capita spesso di avere proprio il ponte dell'LTE in prossimità dell'antenna, quindi questo segnale ovviamente è molto più forte di quello che può essere ricevuto dal ripetitore che si trova sulla collina della città. Quali sono i sintomi che il condomino può vedere? Cioè, quando chiama l'amministratore, diamo anche dei consigli agli amici amministratori, quando il condomino cosa vede? Meno la televisione, saltano dei canali? Sì, può succedere che intanto è molto importante capire che il segnale LTE non è un segnale costante, è un segnale che può variare in funzione delle apparecchiature che si connettono. Quindi è un segnale che nell'arco della giornata o del periodo, insomma, anche della settimana alle volte, può diventare molto più forte o molto più debole. Chiaramente il difetto che si manifesta è un disservizio vero e proprio della TV, quindi l'immagine si blocca, si squadretta, in alcuni magari dicono: ma come mai in certi orari funziona, in certi altri orari invece ci sono dei problemi di questo tipo. Quando ci sono queste chiamate, diciamo, l'amministratore sa che molto probabilmente è dovuto a questa... Sì, diciamo che le problematiche sono ampie e vanno analizzate sempre comunque con strumentazione adeguata che in qualche modo analizza lo spettro vero e proprio delle frequenze e ci fa capire qual è il problema. Però è fondamentale poter mettere questi filtri per scongiurare problematiche che sono poi di difficile soluzione, no? Perché altrimenti è complicato risolvere un guasto quando in certi momenti l'impianto funziona, in certi altri non funziona. È molto importante invece in qualche modo tagliare la testa al toro, mettere questi filtri e risolvere questa problematica a monte. E senti, quindi non è assolutamente necessario cambiare tutto l'impianto, l'antenna, costa tanto questo? Non è un costo elevato, io posso dare un'indicazione di massima, è una cosa che installata può costare intorno ai 100-120 euro, insomma, una cosa di questo tipo. Siccome è diviso tra tutti i condomini, esatto, è un normalmente costo viene installato sull'impianto condominiale, certo. Sì. Bene, due minuti di pubblicità e poi torna Obiettivo Condominio. Condobox è una realtà nata per semplificare la vita degli amministratori di condominio, già oberati da tante responsabilità fiscali, amministrative, i problemi dei condomini, i condomini. Noi gli diamo una mano su tutto quello che è sicurezza, su tutto quello che è antincendio, su tutto quello che può essere impianti elettrici, idraulici, cerchiamo di risolvere i problemi come meglio possiamo. Qui con me c'è una parte dei miei collaboratori, professionisti all'opera: Pier Giorgio Rosso, responsabile tecnico di Chiesa Carbonafta, Elisa Lazzari, ingegnere ambientale, Andrea Macri, Ever Edilizia Verticale, e Marco Cotto, ingegnere elettrico. A vostra disposizione per risolvere qualsiasi problema.
Per contattarci www.condobox.it, dove trovate tutti i riferimenti degli uffici di Torino, Villanova d'Asti e di Grugliasco, futura apertura. Renovare nasce dall'incontro di professionalità, competenze ed esperienze nel campo delle costruzioni e si occupa di attività edile nei settori privato, condominiale, commerciale ed industriale. Gestiamo direttamente tutto l'iter legato a ogni intervento edile, dalla nuova costruzione al recupero e al restauro, alla semplice manutenzione attraverso uno staff tecnico e amministrativo interno, composto da abili professionisti e da una struttura operativa qualificata per i cantieri. Bentornati a Obiettivo Condominio, questa sera stiamo parlando di impianti elettrici, citofoni, antenne e di sicurezza dell'impianto elettrico. Ne stiamo parlando con l'ingegner Marco Cotto, abbiamo capito quali sono le varie procedure e quali sono anche i tempi. Adesso vorrei entrare su qual è la documentazione. La cosa principale si chiama DIRI. Giusto? È il DIRI. Sì, diciamo che cosa vuol dire? DIRI è l'acronimo di dichiarazione di rispondenza. In realtà diciamo che gli strumenti, la documentazione obbligatoria di un impianto elettrico non è solo la DIRI. Sì. In realtà la DIRI è uno strumento che è stato introdotto dal decreto ministeriale 37 del 2008, che è la normativa che ha sostituito la vecchia 4690, ed è uno strumento che serve, diciamo, per sanare quella situazione particolare in cui la dichiarazione di conformità, che è lo strumento principe, no? Sì. Che è il documento che rilascia l'installatore alla fine dei lavori, che dovrebbe esserci perché è un documento obbligatorio, esatto, dalla 4690. Però in realtà... Però a volte questo documento non c'è perché magari è andato perso nei passaggi magari tra amministratori e... Una cosa e l'altra, esatto. E quindi non è più presente, per cui se esistono i presupposti, cioè se l'impianto è stato realizzato dopo la 4690 e prima del DM37, perché dal DM37 il legislatore dà per scontato che questa documentazione ci sia, per forza, per cui si può redigere questo documento che quindi è un documento, esatto, un documento sostitutivo della dichiarazione di conformità, per cui tipicamente il professionista incaricato a seguito di un sopralluogo sotto la sua responsabilità certifica che l'impianto elettrico è sicuro, per cui sostituisce la dichiarazione di conformità che rilascia l'installatore. Quindi diciamo che l'amministratore magari prende un condominio, se nella parte di consegne non trova le dichiarazioni, esatto, di conformità, chiama il professionista che in sede di sopralluogo va. Esatto. Ecco, e se in questo DIRI non c'è una rispondenza? Ecco, diciamo che se l'impianto non è rispondente, necessariamente l'impianto dovrà essere sanato con degli interventi. Per cui a questo punto, anche qui bisogna fare un distinguo se l'impianto elettrico è soggetto a progetto oppure no, sì, perché se l'impianto elettrico è soggetto a progetto, allora va redatto necessariamente un nuovo progetto, per cui poi l'impresa incaricata o il lavoratore autonomo incaricato andrà, diciamo, a realizzare il nuovo impianto elettrico e al termine dei lavori rilascerà la dichiarazione di conformità. Questa volta perché si va in qualche modo a chiudere il cerchio. A chiudere il cerchio. Senti, ma questo, ecco, e se fosse un privato a casa sua, nel suo alloggio, che non trova la conformità, si può utilizzare anche per lui? Certo, sì, questo è uno strumento che vale sia, diciamo, per le parti comuni, per cui per, diciamo, per, sì, l'amministratore, sia per, diciamo, il singolo condomino. Tant'è che questa è una delle documentazioni obbligatorie anche in fase, ad esempio, di compravendita di un immobile. No? Certo. Ecco, qui ricorderei, anche perché ci sono stati dei casi ai nostri amici condomini, che non basta, perché molti lo dicono quando l'amministratore arriva in assemblea,
e porta una, magari una piccola pre-relazione in cui un tecnico è andato a vedere e dice guardate che qui non avete la conformità, sarà meglio che andiamo a mettere un occhio, certo, eccetera, molte volte dico ma come, 10 anni fa noi abbiamo pagato l'impresa tale. Ecco, non è che basta aver fatto i lavori, no? Cioè, sì, esatto, sì, questa è sempre una questione un po' spinosa. No, noi abbiamo pagato, sì, abbiamo già fatto i lavori, certo. No, bisogna vedere come sono stati fatti. Bisogna vedere come sono stati fatti, bisogna... Sì, bisogna vedere come è, sono stati un problema. Fatti. È un problema, al limite si può rivalere sulla ditta che aveva fatto i lavori, e comunque è importante stare attenti a queste cose perché purtroppo molte volte è capitato che poi ci sia l'incidente e voglio ricordare che se non ci sono tutte le documentazioni di certificazione o il DIRE eccetera, l'assicurazione, certo, del condominio è sicuro che non paga, perché le prime cose quando prima c'è un incidente sono, di i tipo, sono i documenti, è la prima cosa. Poi l'assicurazione va comunque col perito, certo, a vedere anche, certo, altre, certo, cose. Anche poi quindi gli aspetti, non è solo io quello che ci tengo, quando ci sei tu o altri tuoi colleghi che parlano che parliamo di sicurezza, amianto, acqua eccetera, dobbiamo sempre specificare bene, non è un'invenzione che lo Stato ha fatto per creare ancora la tassa in più per il condominio. Ma sì, diciamo che molto spesso sì, il condominio vede questi adempimenti solo come della carta inutile, okay, però purtroppo questi sono documenti obbligatori e necessariamente ci devono essere. Anche per i profani complicati, perché se noi prendiamo per esempio... nella parte schemi, prendiamo uno degli schemi che ci hai portato, ecco, se la regia ci può mandare in onda schema 1, tanto per me nei prati 4 io li ho guardati tutti e 4, sì, non sono tutti uguali, ma evidentemente diciamo, sì, non lo sono. Sono un esempio di documentazione obbligatoria, in questo caso lo schema elettrico dovrà contenere, diciamo, le informazioni, ad esempio, del condominio. Il nome del condominio. È sempre condominio perfetto. È sempre il perfetto, sì, esatto. È in via dell'uomo felice. È l'uomo felice, quindi questa lui, è una storia. Sì, ormai è un master. Con Cotto ormai, questa prima o poi ci va sul blob o qualcosa del genere, comunque. E quindi, no, mi piaceva quello con gli schemi, scusi. Condominio perfetto dovrà avere, come tutti i condomini, la documentazione, visto che sarà un condominio che molto probabilmente avrà una potenza... Sì. Operativa al di sopra dei 6 kV, per cui sarà soggetto a progetto, per cui avrà, oltre agli schemi elettrici ovviamente, in cui verranno... Che vediamo cosa sono. Sì, questa è una semplice leggenda. Che... Ah, una leggenda. Sì, è una semplice avanti, leggenda. Facciamo, sì, facciamo vedere qualcos'altro, grazie. È una semplice leggenda, sì, che richiama la simbologia elettrica più comune, dovrà avere, diciamo, ecco, esatto, tutte le varie che utenze. Quelle sono le linee, praticamente. Sì, esatto, tutte le linee, le varie linee relative appunto del nostro condominio, con le sue protezioni differenziali a monte di ogni partenza. Ecco, voi con questo documento praticamente... Questo tra l'altro è un documento che è necessario anche in fase di verifica periodica, di messa a terra e di funzionamento delle protezioni differenziali, cioè il verificatore tra le varie verifiche che dovrà fare sarà anche quella relativa agli aspetti documentali, per cui andrà a verificare che se l'impianto all'obbligo di progetto, il progetto elettrico sia presente, per cui la relazione di calcolo piuttosto che gli schemi elettrici e anche la dichiarazione di conformità dovrà essere presente, per cui la prima cosa che dovrà fare il nostro verificatore sarà quella appunto di verificare che i documenti per i condomini esistano e siano disponibili. Certo che protestano sempre che dobbiamo spendere un sacco di soldi, vedete che non è che come qualcuno dice, sono pochi, ma comunque li cito. Ah, sarà andato lì, avrà guardato, avrà detto che va bene. Non è così, c'è un lavoro importante, sì, certo, preciso, su cui comunque c'è anche una responsabilità. Certo, anche perché il verificatore, come il progettista, quando redige un verbale di verifica, si assume la responsabilità di quello che andrà a indicare sul verbale e ne risponderà ovviamente in primis. Andiamo sul futuro, il futuro ABB, l'ingegner Brossa, avevamo dato un po' di caratteristiche di questi vostri videocitofono, andiamo avanti, mi è piaciuta una delle caratteristiche, osservare senza essere notati. Com'è? Certo, questa è una peculiarità, diciamo così, di questo sistema. La cosa fondamentale è che sulla telecamera del posto esterno, se io decido di guardare fuori, non si accende nulla. Quindi io posso, se sento dei rumori, discretamente, dal mio monitor, inserire la telecamera e guardare fuori.
Di solito, diciamo così, capita che normalmente con, diciamo, altri competitor si accende la luce. Sì. E quindi è come far notare, guarda che ti sto guardando. In questo caso le nostre telecamere sono illuminate dall'infrarosso e quindi sono, diciamo, dei LED che non sono visibili all'occhio umano. E quindi posso permettermi di guardare fuori senza che nessuno se ne accorga. Ecco, lì ci hai portato qualcosa di telecamere? Certo, sì, diciamo, questa è una telecamera, sì, diciamo così, che vuol significare che posso aggiungere in un secondo tempo delle telecamere supplementari. E questa è quella, è una di quelle. E questa è una di quelle telecamere supplementari. Quindi per capirci, invece di andare a installare magari un impianto a parte di videosorveglianza, che però poi non puoi vedere, cioè la videosorveglianza, certo, normalmente la vai poi a prendere, vanno poi le polizie a prenderlo se è successo qualcosa, certo, voglio dire, a prendere la, certo, cassetta. Invece questo ha la caratteristica che può essere visto in tempo reale. Certo, no? In tempo reale. L'altra cosa interessante è la segnalazione della porta aperta. Certo, sì. Diciamo che un'altra delle peculiarità è quella che solo aggiungendo un piccolo, diciamo, magnetino sulla porta d'ingresso, nel momento in cui io, diciamo, apro la porta e rimane ovviamente questa porta aperta, tutti i monitor lampeggiano, cioè mi dicono: guarda, fai attenzione che la porta è rimasta aperta. Chiaro che poi ci sarà qualcuno che dovrà andare sotto e chiuderla, però perlomeno un'avvertenza in quelle situazioni dove in parecchie occasioni la porta rimane aperta, cioè tutti i monitor lampeggiano, sì, e mi indicano che chiaramente quella porta è rimasta aperta. Sì, questo è un grande aiuto per gli amministratori, certo, te lo dico, perché normalmente ogni tanto mi dicono: venga a vedere lei chi è che lascia aperto la porta. In questo caso dice: guarda, potete vederlo voi tranquillamente, perché, certo, quando c'è la segnalazione uno può andare a vedere. La questione della memoria delle immagini delle persone che hanno suonato, ne facevamo un accenno prima, però è anche importante. Quindi. Molto importante. Importante lo dico perché mi capita spesso di fare riunioni di condominio dove presento questo sistema. Oggi questo è l'unico sistema che permette di fare la foto nel momento in cui io vado a suonare. La cosa interessante è che questa foto, a parte che ne fa due, una subito e una dopo 5 secondi. Quindi alla sera io, quando torno, ora e data, so esattamente chi è venuto durante la giornata. È fondamentale perché? Perché ci sono tante situazioni dove abbiamo colto il ladro. Il ladro cosa fa? Suona e verifica se c'è qualcuno in casa. Nel momento in cui vede che chiaramente la casa è disabitata, lui entra. Peccato che il monitor in quel caso l'ha fotogrammato e quindi io alla sera posso andarmi a vedere queste due foto che posso poi presentare chiaramente agli ordini di competenza. Certo. Così vale anche, diciamo così, per le rapine, perché ahimè stanno crescendo le rapine in appartamento. Persone che si spacciano dell'Enel piuttosto che, diciamo così, del gas, e in questo caso suonano, ecco che lì io, diciamo, posso sapere eventualmente chi è venuto. E vengono fotografati. E vengono fotogrammati. Oppure ci può essere un utilizzo meno drammatico nel sapere semplicemente, certo, che è passata la zia, certo, e così, è così la chiamano, voglio assolutamente dire. Assolutamente, il semplice amico, il corriere. Un amico, ecco, eccetera. Certo. Adesso arrivo a quello che a me, questa qui, desta un po' di ilarità, ma perché è una deformazione professionale. Certo. C'è anche la possibilità dell'intercomunicazione tra condomini. Certo. Certo, questo è molto utile secondo me, vuoi un po' per i parenti, ci sono, sì, situazioni dove io sento anziane che hanno bisogno di comunicare, diciamo, in maniera veloce con il parente nella stessa scala. Questo è un sistema che permette la, diciamo, intercomunicabilità tra 99 utenze, quindi possiamo fare palazzi di qualsiasi tipo, direi. Sì. Altre, diciamo, situazioni sono quella di poter mettere in condizioni il, diciamo così, colui che sostanzialmente segue, diciamo, il condominio, cioè magari il delegato di scala, sì, e quindi in questo caso poter comunicare direttamente con i condomini per la prossima riunione piuttosto che per, diciamo, una, diciamo così, un incontro, certo, diciamo, direttamente nell'androne. Pensa se per caso l'amministratore del condominio risiede in condominio. Lì sì che c'è, certo, il massimo, certo, per i condomini sicuramente il massimo, però va bene.
L'altro utilizzo è se hai la portinaia, certo, puoi andare a interloquire la portinaia. Infatti, e quindi se nel caso in cui dovesse arrivare un pacco, sì, ovviamente io senza dover utilizzare un centralino di portineria che avrebbe chiaramente dei costi, costo, io certo, posso tranquillamente utilizzare il mio monitor, diciamo semplicissimo, e dire al condomino guarda che ti è arrivato un pacco, piuttosto che, diciamo così, sappi che ti devo consegnare una lettera, una busta. L'ultima caratteristica, dopodiché manca solo che faccia il caffè, questo videocitofono, sono quelle più tecnologiche, diciamo, poi più di moda. E cioè, tante volte abbiamo la caratteristica ormai di fare acquisti su internet, su eBay, su Amazon, eccetera. Ci sono queste consegne che non sono mai precisissime, ma ti danno nella mattinata, no? Quindi magari tu non riesci sempre ad essere a casa. Certo. Qui ci viene in aiuto il videocitofono. Soprattutto perché vediamo ultimamente in tante occasioni sulle pulsantiere per consegnare il pacco a Rossi chiamare Bianchi. E ci sono vari tipi, tipologie, post-it piuttosto che. No, in questo caso di serie il monitor è in grado di poter trasferire una chiamata. Cioè se io in quel preciso istante, quel giorno, quella settimana non sarò presente a casa, ma so che ci dovrà essere una consegna, avrò la possibilità chiaramente di trasferire la chiamata a un condomino che magari sarà un mio amico piuttosto che un parente, e in quel caso il corriere, nel momento in cui suona a Rossi, la chiamata viene trasferita a Bianchi e Bianchi risponde per me. Senti, tutte queste spese di installazione sono in qualche modo detraibili, agevolate? Certo, assolutamente, questa è una cosa fondamentale. Ancora per quest'anno è stata spostata chiaramente la prerogativa di poter chiaramente detrarre il costo dell'impianto come ristrutturazione, e quindi una detrazione del 50%. Quindi gli amministratori possono avvalersi di questa, possibilità. Della possibilità. Certo. Molto bene, Marco Polastri. Abbiamo visto la parte più la sicurezza eccetera, però un'altra caratteristica dei condomini è un po' la corsa a risparmiare sulla luce scale, perché sembra sempre che in casa puoi avere i faretti, no, eccetera, però alogeni eccetera, sulla scala risparmiuma. Ecco, adesso si parla molto del LED. Sì. Le plafoniere LED sono molto molto innovative, quindi abbiamo un risparmio energetico veramente forte, soprattutto su delle lampade che possono stare accese tante ore durante l'arco della giornata, quindi magari, che ne so, le corsie dei garage, perché sono al buio e quindi non hanno luce naturale e quindi stanno accese 24 ore al giorno. Chiaramente parliamo di plafoniere che sono comunque da 36-58 watt, riusciamo a ridurre il costo mettendo una lampada LED avendo le stesse caratteristiche illuminotecniche, quindi la stessa luminosità, sì, con un risparmio del 50%. Quindi calcolandolo nelle ore che lavoriamo, che questa lampada lavora, abbiamo un bel risparmio energetico per il condominio, e anche le luci nelle scale è la stessa cosa, quindi togliamo via quella circolina che abbiamo e mettiamo una bella lampada LED con le stesse caratteristiche. Se tu dovessi dare un consiglio, così una tua esperienza, ogni condominio, diciamo che i sistemi di illuminazione dei condomini possono essere con una programmazione, un, sì, timer crepuscolare, il crepuscolare, oppure con il pulsantino che sta acceso magari 2-3 minuti poi si spegne. Tu, sì, quali, cosa consiglieresti di questi? Sicuramente l'accensione crepuscolare, ma per il semplice fatto che riesco a vedere fuori dalla mia porta, anche se chiaramente notte, invece di avere il buio ho una luce che comunque è sempre accesa, quindi se mi affaccio alla mia porta io riesco a vedere se c'è qualcuno, ecco, nel che pianerottolo. Si è accesa tutta la notte. Secondo perché me sì. È vero che si spende un po' più costoso, ma è più sicuro, senza ombra di dubbio. Per risparmiare chiaramente il relè a tempo, senza ombra di dubbio, che sta acceso quel po', e quindi riduciamo in maniera drastica le ore di lavoro della lampada, quindi abbiamo un risparmio energetico di nuovo elevato. Importante. Certo. Telefonano addirittura i privati allo studio dell'amministrazione, a volte, figuriamoci quante volte chiamano voi elettricisti direttamente, cioè salta, certo, la luce sì, nell'appartamento. Allora, sì, diamo un po' come quando ci sono quei consigli degli ospedali che dicono quando recarsi al pronto soccorso e quando aspettare. Ecco, qui guarda, quando è che bisogna chiamare un elettricista? Cosa si fa prima? Perché qualcosa senza rischi si può fare prima se salta la luce? Assolutissimamente, no? Sì, si può fare
un controllo, soprattutto magari dell'interruttore che c'è sotto nel contatore dell'Enel, quindi dell'energia elettrica, o poi chiaramente guardando quello già capiamo se è abbassato o se è alzato, sì. Abbiamo già un riscontro, quindi se sta giù che è verso il basso, l'energia manca, quindi non ce l'abbiamo. Ecco, perché a volte salta il salvavita e a volte salta il contatore dell'Enel? Allora, salta il contatore dell'Enel perché non abbiamo un coordinamento tra l'interruttore che c'è sotto nel contatore, sì, e il nostro differenziale, quindi l'Enel, diciamo Enel, diciamo che comunque la fonte di energia, sì, di solito ci danno 17 ampere, sì, di potenza, quindi ci eroga 17 ampere. Il nostro differenziale dovrebbe essere tarato a 16 ampere, parliamo chiaramente di un contratto di 3 kW. Di 3 kW, sì. Quindi quello se standard, io vado a consumare più energia di quei 3 kW, mi scatta sempre prima quello da 16 perché è più piccolo rispetto a quello da 17 che si trova sotto. Nel locale cantina di solito. Certo, salta quello lì. Esatto, salta. Bisogna quello sapere lì. Dov'è però anche quello. Anche, lì. Certo, sì. Ma il più delle volte è, diciamo così, noi troviamo il nostro nome, sì, sotto nel contatore o vicino al, sì, contatore, oppure il numero che si trova, sì, dell'alloggio. Quindi se noi guardiamo sulla porta d'ingresso del nostro alloggio abbiamo sicuramente un numero di riferimento. E quindi si fa questo. Se poi dovesse capitare che tutti questi due sono su, sono in alto, vuol dire che è successo qualcos'altro. È successo allora qualcosa, si può anche chiamare l'elettricista. L'elettricista, o guardare il nostro quadro elettrico all'interno dell'alloggio. Allora, perfetto. Se è ben coordinato, sì, abbiamo la possibilità di sezionare il nostro impianto in maniera abbastanza, diciamo così, facile. È facile trovare poi il guasto. Benissimo, Umberto Pellegrini. È successo di tutto in questi anni con le antenne, no? Prima le antenne terrestri, poi siamo passati al digitale, poi le parabole, molti si sono arrangiati, hanno buttato i fili sulle facciate, altri sono passati nei cavetti, eccetera, eccetera. Perché è molto meglio avere un impianto centralizzato? Intanto inevitabilmente si riducono i costi, nel senso che al di là del costruire tanti impianti ovviamente costa di più che costruirne e manutentarne uno fatto bene. Poi bisogna considerare che appunto le antenne vengono installate sui tetti, quindi chi subisce di più il danno di avere antenne singole o parabole singole o comunque una situazione non ben definita è proprio il tetto dell'edificio, sì, così come il decoro stesso dell'edificio per i cavi che vengono posati in modo approssimativo sulle facciate, sulle varie canne fumarie o altro. E chiaramente oltre questo c'è poi un aspetto vero e proprio riguardante proprio la sicurezza delle persone che lavorano nel condominio, no? Perché è molto più difficile gestire un via vai di tecnici di vario tipo, più o meno professionali, più o meno professionisti, abilitati, più o meno anche improvvisati fai da te, che vanno però a agire su una parte comune del condominio che può essere anche danneggiata, oppure nella peggiore delle ipotesi potrebbero anche farsi male, perché comunque si va a lavorare con dispositivi, magari senza dispositivi di protezione o in zone pericolose. Ricordiamoci che qualora una persona non adeguatamente formata, non adeguatamente abilitata, si faccia male nel condominio, alla fine poi il condominio in qualche modo si trova a rispondere. Quindi questo è un rischio che a mio avviso è molto sottovalutato. Senti, poi per risparmiare una volta si facevano gli impianti a colonne passanti. Sì, questa è una cosa terribile di cui voglio parlare, perché è un'esperienza che nella città di Torino, nella provincia, ma in realtà anche in altri posti dell'Italia, negli anni del boom economico tra gli anni 60 e gli anni 80, c'era un'azienda che ovviamente gli impianti di antenne erano agli inizi, no? Quindi non c'erano molte possibilità e molte soluzioni. C'era un'azienda che progettava un impianto che per risparmiare un po' di cavo e un componente di derivazione, invece che sviluppare la colonna montante nelle parti comuni, quindi, certo, all'interno del vano scale, questa colonna si trova direttamente all'interno degli appartamenti. Bellissimo. Che è una cosa che allora a loro ha fatto risparmiare, certo, qualche soldo, però in realtà nella gestione poi nel tempo
diventa una cosa decisamente complessa, perché intanto molto spesso le persone non sanno che quel dispositivo che hanno in casa è un dispositivo che non è esclusivamente loro, ma è condominiale. Molto spesso gli interventi vengono fatti in modo magari approssimativo, non da personale, da personale professionale che ha l'attrezzatura per poter sapere, misurare, fare tutte le verifiche del caso, e quindi si creano dei servizi che sono anche difficili poi da recuperare. Nelle ristrutturazioni alle volte viene abbattuto un muro perché uno ce l'ha in casa, certo, e non immagina che lì ci sia il tubo che va a servire i piani di sotto, e quindi magari qualcuno nel farsi un piccolo impianto interno per portare una presa in un'altra stanza stacca magari gli appartamenti dei piani sotto. Grazie, avremmo parlato ancora molto, ma tanto sapete che un paio di mesi e torniamo normalmente sull'argomento. Ci vediamo Obiettivo Condominio della prossima settimana. Mi raccomando, seguiteci, se proprio non potete, almeno date la delega. Importanti benefici fiscali al condominio e ai condomini per interventi di natura edilizia e di risparmio energetico. La sicurezza nel condominio è fondamentale. Bisogna saper scegliere con cura la ditta che esegue i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al condominio. È sempre più importante curare la bellezza della casa per poterla vendere al meglio. Bisogna stare molto attenti nella scelta di un amministratore. Cercheremo di aiutarvi a capire come sopravvivere nella giungla del condominio.